Oggi parliamo di quanto farsi pagare. Dopo la sigla. Quanto farsi pagare? Tanto. Grazie, alla prossima. Simpatico, eh? Non solo la risposta non è così semplice, ma sarà necessario dividere l'argomento in due video. Ci sono molte variabili che entrano in gioco ed è bene approfondire l'argomento. Nella seconda parte ci spingeremo anche un po' oltre. Chiunque di noi quando ha iniziato è partito da zero o poco più. Perché quando sei giovanissimo vai per imparare, ti fanno fare 5 minuti prima che il locale apra, non vai a chiedere soldi a nessuno. E così come le prime seratine sono partite da poco o quasi niente. Diamo per scontato di fare le cose nella legalità, vero? Noi cerchiamo di guardare chi è avanti e non chi è indietro. Negli anni, lavorando, il cachet aumenta. La volta che riesci a chiedere 100, poi magari una stagione dopo provi a chiedere 120 e piano piano, se sei bravo, riesci anche a guadagnare sempre di più. C'è un errore che si fa in certi casi ed è quello di dire, bene, se oggi prendo 100, domani prendo 150 e non scendo sotto 150 o 250 o 300 eccetera eccetera. Magari se penso anche a chi ha molta più esperienza di me, che è tantissimi anni che suona, in realtà è un ragionamento che non sta in piedi, perché non dipende solo da te il cachet, dipende soprattutto dal luogo in cui vai, dipende dal mercato. Cioè, sarebbe come dire, se una banca faceva il 10% l'anno scorso, oggi mi deve fare l'11%. Ora, lo so che le banche ci stanno sul culo, e so anche che lì il tasso è stabilito dall'alto. Però una concezione di mercato bisogna averla per vari motivi. Se il locale non guadagna quando ci sei te e grazie alla sua prestazione, te potrai mantenere il tuo cachet e prenderlo, ma a un certo punto il direttore del locale deciderà di non fare più la serata, sia che si tratti in un piccolo bar o la grande discoteca. È evidente questo, i conti devono tornare e quindi certe volte bisognerà anche ricalibrare il proprio prezzo. Ora, non siamo soci del locale, siamo d'accordo, e tantissime volte ci sentiamo dire «Oh, guarda, se la serata va bene ti do di più». Non succede mai, lo sappiamo bene, non va mai bene abbastanza la serata, soprattutto il titolare del locale ha diritto a guadagnare se la serata va bene. E noi è bene stabilire un prezzo di cui siamo contenti e al di sotto del quale non scendiamo. Però ci sono delle variabili e allora è bene avere, come hanno i grandi artisti, un minimo e un massimo a seconda della situazione. Il nostro prezzo può variare da un minimo a un massimo ed è così per tutti, a tutti i livelli. Questo è il modo migliore di stabilire quanto farsi pagare. E poi a te scegliere se una situazione ti paga poco. Allora magari se ti senti in difficoltà puoi preferire non andarci e questa è una scelta responsabile e sensata. Altrimenti se ti va bene quel prezzo lo prendi e vai avanti così. È difficile aumentare il prezzo, soprattutto nel tempo. Certe volte è meglio strappare un prezzo più alto e fare meno serate invece che stabilire un accordo per un prezzo basso e tenerselo per tanto tempo. A conti fatti, può convenire fare una serata in meno rispetto a una in più, perché ogni volta ci sono dei costi, l'attrezzatura si usa, la musica, andare lì fisicamente, la macchina eccetera, quindi certe volte non bisogna andare sulla quantità e allora è bene evitare quei contesti dove ti dicono ti do tante serate, fammi tanto sconto. Forse non conviene, forse conviene mantenere buon prezzo, farsi pagare bene e fare meno serate. Dipende da tantissime cose. Se parliamo di grandi nomi, è evidente che Roger Sanchez, che ho sentito al Dance Tunnel di Londra, evento da 200 persone a ingresso libero, non avrà mai preso quanto prendeva nella terrazza del Privilege Ibiza. E sicuramente, anche se a Ibiza qualcuno darebbe un braccio per suonare la terrazza del Privilege, sicuramente a lui l'hanno pagato e l'hanno pagato anche tanti soldi, cosa che non è la cifra che gli avranno dato in quella serata lì. Non è possibile per nessun motivo del mondo. E allora anche nel nostro piccolo dobbiamo essere furbi, nel senso buono del termine, e operare un ragionamento di questo tipo, cioè avere un range. Non dire io prendo tot, ma io prendo da tot a tot, in base alla situazione. E può capitare che fare trattamenti diversi a persone diverse o alla stessa persona in contesti diversi, perché ogni volta cambia.
Allora bisogna essere ovviamente onesti, ma avere ben presente la situazione per calibrare il prezzo nel miglior modo possibile. Dico questo anche perché certe volte qualcuno cerca di approfittarsene. Ti offro una bella situazione, allora ti vorrei pagare meno, quasi zero. Ma non ha molto senso, perché la bella situazione è quella che ti può offrire di più e non ti puoi approfittare di chi vuol venire a suonare. Nei contesti più importanti le belle situazioni sono anche quelle che pagano di più. Nei contesti più locali, se un locale ci punta al DJ e alla musica, è giusto che lo paghi bene. Altrimenti diventa controproducente, perché se il bel locale che ha tanta gente vuole spendere poco e punta su musica scadente, non è che la gente smette di andarci, perché lo sappiamo purtroppo che l'attenzione alla musica è sempre limitata. Però ha una bella immagine, dai un prodotto scadente, e allora le due cose non sono coerenti. Quindi noi cerchiamo di non farci fregare da chi cerca di venderti la visibilità, ma chiudendo la prima parte del nostro ragionamento, cerchiamo di stabilire un cachet minimo al di sotto del quale non scendere e un cachet invece importante da chiedere nelle situazioni che lo possono permettere. Può essere possibile qualche volta suonare a gratis? In realtà sì, ma ne parliamo meglio nel prossimo video. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, commenta pure qua sotto e a